Devo dire un'ottima video recensione questa sull'SM57. Video recensione, video introduzione di Gabriele Cento. Complimenti Gabriele. Gabriele ci dà la possibilità di toccare con mano che cosa significa utilizzare un SM57. Nel video di approfondimento, quindi dopo lo spezzone di filmato che stai per vedere adesso, nel video di approfondimento infatti scoprirai alcune quelle che sono, diciamo, le prassi più comuni per l'utilizzo di questo microfono, quindi come utilizzarlo in fase di registrazione, di posizionamento rispetto all'ampli, e soprattutto avrai la possibilità di sentire degli esempi sonori e quindi di renderti conto, di toccare con mano, insomma, i suoni che si possono ottenere sfruttando questo microfono che è decisamente economico nel suo, quindi si possono ottenere degli ottimi risultati però con un microfono economico. Non sempre queste due cose vanno di pari passo. Nel caso dell'SM57 sì, e quindi grazie ancora Gabriele per la realizzazione di questo video didattico, perché darai la possibilità a chi ancora non lo conosce di conoscere questo utilissimo microfono. Buona visione. Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Io sono Gabriele Cento e vi parlo dal mio home studio di Milano. Puoi visitare la mia pagina profilo Scuolasuono per ulteriori dettagli. In questa videoguida tratteremo dello Shure SM57, una leggenda nel mondo dei microfoni e della microfonazione. L'SM57 è un microfono dinamico unidirezionale, il più utilizzato al mondo sicuramente per la ripresa delle chitarre elettriche, sia sul palco che in sala di registrazione. Le sue applicazioni però non sono limitate alle chitarre, si utilizza infatti con un certo successo anche sui rullanti, sui tom, alcuni strumenti a fiato come gli ottoni o addirittura anche sulle voci. Possiamo quindi dedurre che si tratta di un microfono altamente versatile, altamente professionale. Possiede una risposta in frequenza che va dai 40 ai 15.000 Hz. Ecco perché può essere utilizzato su strumenti differenti per tipologia e timbro. Il diagramma polare è di tipo cardioide e grazie alla sua unidirezionalità è possibile registrare delle fonti sonore specifiche escludendo la maggior parte dei rumori e dei suoni intorno al microfono. Chi non ha mai almeno sentito parlare dell'SM57? Magari molti di voi lo utilizzano o lo hanno utilizzato. È presente sul mercato da numerosi anni, ma quali sono le caratteristiche che hanno reso lo Shure SM57 uno standard nel mondo della microfonazione? Queste ed altre caratteristiche le scoprirai nel prossimo video e capirai perché questo microfono è un oggetto altamente indispensabile. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento sullo Shure SM57 dovrai effettuare la registrazione gratuita.